Buonasera, buonasera, salve, ciao ragazzi, ciao, ciao. Salutate, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Beh, io sono stato eletto a maggioranza leader di questo gruppo di smandruppati per alcune mie caratteristiche di smandruppataggine piuttosto evidenti. E va subito specificato che questo gruppo è molto famoso in quel tratto di strada che va fra le Stufe di Nerone e la Ninfea, quindi diciamo sono 100 metri di strada in cui però abbiamo una notorietà veramente molto importante. Il gruppo si compone di Maurizio Sosti, che nella vita fa l'arredatore, poi abbiamo Roberto Marra, che invece è un noto gay, Sergio Montagna, che invece è un ingegnere informatico, e poi finalmente abbiamo la nostra perla, abbiamo il venditore di mozzarella, Stefano Petrucelli. Ma noi veniamo dal barocco, diciamolo subito, veniamo dalla musica barocca, abbiamo fatto una gavetta nell'ambito della musica barocca che è durata anni e anni. Lui in particolare ha suonato Bach. Lui è rinascimentale, ma ha suonato Bach per tanti anni. Poi, incontrandoci finalmente sulla spiaggia di Ipanema, dove giocavamo a pallone modestamente, volte vincevamo, abbiamo scoperto insieme di avere una grande passione per la musica brasiliana, per la bossa nova, e stasera vorremmo presentarvi la nostra idea di bossa nova, che è un'idea probabilmente molto conformista, quindi un'idea basata sulla relazione fra bossa nova e medievalistica. Alla fine di questa intervista scopriremo finalmente qual è questa relazione. Nel frattempo vorrei far parlare il nostro vero leader, anzi il nostro caro leader, Sun Yu Ku, detto Roberto Marra. Prego. Che cosa devi dire? Roberto Marra, sono io Roberto Marra, sì. Sì, è tra la Ninfea e il cosa? Il tedesco. Va bene, grazie. Roberto è andato benissimo, grazie, davvero grazie. Ma io concluderei questa brevissima presentazione dicendo che meglio di noi, diciamo, c'è solamente nostra sorella. Ecco. E noi abbiamo una sorella in comune. Infatti siamo tutti fratelli, siamo tutti cognati di se stessi. Grazie a tutti, grazie, arrivederci.